Un saluto a tutti e ben ritrovati di World 125 con un nuovo episodio della nostra campagna ormai con l'Italia, partita dai Savoia, su Crusader Kings 2. Nello scorso episodio avevamo stabilizzato, direi in modo anche abbastanza buono, il nostro nuovo re, King Pierre II of Italy. Direi che abbiamo buone relazioni con tutti i nostri vassalli, con quelli che, a parte col Duca di Spoleto, a quanto vedo. Increase the Crown Authority. Abbiamo aumentato l'autorità, vabbè. Senti, tu ti mando un regalino. No, non posso più mandarlo. Vabbè. Fa lo stesso. Lui non ha apprezzato il fatto che Family First, quindi anche con nostro zio. Ok, vabbè, non ci interessa. Abbiamo migliorato le relazioni con lui, probabilmente. No. Assolutamente no. Io vorrei che mia moglie diventasse maggiorenne e potremmo iniziare a copulare. Sarebbe anche ora che tu diventassi maggiorenne. Probabilmente tu con un nuovo regno diventeresti abbastanza contento. Saresti contento? Elector Treatle Health. Allora. Attacchiamo Ancona magari. Dai, attacchiamo Ancona. Declare War. Hai degli alleati? No, non hai alcun alleato. Declare War, Send. E via così. Qua stavo guardando un po' il seguito se avevamo qualcosa. Direi di prendere. No, lasciare stare quelli di Milano. Prendere questi. Prendere il mio seguito. Trovatevi lì. Ok, tirerei giù questi. Tirerei giù anche quelli dalla Savoia. E tirerei giù anche questi, direi che bastano, avanzano. Ok, 4.000 uomini, bastano, avanzano per distruggere. Vai, mettiamo lui, qua mettiamo Georg. Vai, venite qua, se ha intenzioni cattive. Nessuna decisione che ci interessi, molto bene. E anche Ancona si va ad aggiungere ai nostri possedimenti. Kingsbury, Zined, Bishop, vabbè. Dead sun now, sounds nice. Ma non so quanto convenga, perché tanto lo attacco questo qua prima o poi. Vote di Dio, sì. Passiamo del tempo insieme, dai. Sarebbe bello poterlo integrare, dai, passare se è mio vassallo. Il re d'Italia sta arrivando e ti farà un culo grosso come una capanna. Benevento di chi è? Ah, l'ha data questo tizio qua, vabbè. Però è nostra, l'importante è che sia nostra. Poi adesso ci espanderemo anche nel sud Italia. Vai, attacchiamo lì. In modo tale da farla finita con Ancona. Re d'Italia ha ordinato che Ancona venisse completamente smantellata. E così sarà. Su. Questi 600 uomini non so cosa possano fare. Comunque. Lasciamoli lì ad assediare e facciamo velocizzare il tempo. C'è poco altro da fare, sinceramente. C'è un buon focus. Same dynasty, friend. Addirittura, ma siamo anche della stessa dinastia. Vassalli. Perfetto, bravo, ha migliorato le relazioni con mio fratello, fratellastro oltretutto. È timido, ha paura e un codardo, questi sono ottimi tratti per un vassallo, per un suddito. Ma come ti permetti a saltare? Come fa possibile con 600 uomini? Sei proprio un capace tu. Sei un incapace. Sarebbe bello far guerra al re di Boemia comunque. Re di Francia è in guerra? No, non vedo. Ah sì, è in guerra contro Re d'Aquitania. No, è una tregua. Contro chi sta combattendo l'imperatore? Emperor. Terus attacking King Bernard of Aquitaine. Duchessa ha usurpato la contea di. Ma che cacchio me ne frega a me di sta notizia? Duca di Tolosa. Liege, Re d'Aquitania. Ah, probabilmente era la mia corte, sta tizia. Vabbè,
Ah no, questo qua è arrivato alla corte di... Vabbè, ma che cazzo me ne frega a me? Cioè, ma come se mi potesse interessare qualcosa? Ok. Potremmo farci quasi quasi eleggere come imperatori? Start a faction? Me stesso come imperatore? Direi che non è il caso ancora. Non ho ambizione di diventare imperatore, sinceramente. 93%? Come caspio è possibile? Dobbiamo aspettare ancora? Che palle. Forse se vado a combattere ci mettiamo meno. Se andiamo a combattere ci mettiamo molto meno. Dovrei poter rimuovere adesso... è morto questo qua. È morto il vecchio tizio. Revoke title, Duce of Ferrara. Potrei anche rimuoverglielo. E darlo poi a un mio secondo genito quando ci sarà. E dai, valla a prendere, mannaia a te. Su, vallo a acchiappare. Fai così, sti qua non li prendiamo mai più, mi sa. Non li acchiappiamo mai più. Ah no, però forse se vanno ad assediare insieme, forse li acchiappiamo. Ok, li abbiamo presi. Abbiamo acchiappati. Victoria. Primo, Victoria. Abbiamo vinto. Offer peace, enforce demand, ciao. Perché tu non sei ancora sotto... Ah no, infatti diceva tu non sei sottomesso. Adesso tu dovresti essere il mio liege. Perfetto, non ho manco dovuto creare un altro liege. Il che mi piace molto. Ok, il mio seguito lo riportiamo nella mia futura capitale. Se tu mi devi pagare le tasse, ti do un regalino per farti stare tranquillo. Continuerei a costruire in Piemonte. Castle Fortification. Va bene. Poi, cosa possiamo costruire qua? Militia Training Ground, Barracks. Cioè, i brevi abbiamo già fatto tutto. Sì. Allora sì, magari potremmo fare anche un'altra città. Ad esempio qua a Monferrato, build a new holding. Costruiamo una città. In quel del Monferrato. Ok, un'altra città che si va ad aggiungere. Perfetto, tu continui a migliorare le relazioni, sei un grandissimo. Manca Siena. Manca Siena. Duke ha usurpato questa roba qua. Non ci interessa, non ci interessa. Ok, attacchiamo questo. Declare war. Hai degli alleati? Same dynasty, cioè non può chiamare i miei vassalli. Vabbè, ma mi dà alleati, mi dà anche a me, quindi... Sì, perdiamo 50 di prestigio perché abbiamo attaccato un nostro tizio, non ci interessa. Pardon, my friend. My only friend. Tutti convergere su Siena. Proprio tutti, voglio che la guerra su Siena sia maestosa, sia proprio una di quelle imperiali. Sia proprio una di quelle che di cui tutti parleranno. Oh, forse questi qua arrivano troppo... No, arrivano tutti... Ok, iniziano i combattimenti. Ha chiamato il Grand Master, ha chiamato. Come ti sei permesso di chiamare mio zio? I miei zii si sono coalizzati contro di me, ma come ti permetti? Dov'è la sede del Grand Master? Ah, sono tutti quegli uomini del Grand Master. Bene, sono molto contento che tu abbia chiamato anche mio zio, in modo tale così da fare una bella festicciola di famiglia tutti assieme. Per te ho voluto solo il meglio per te, fratellino. Anzi, zietto. Sì, è mio zio, non è mio fratello. Ma io ho perso completamente il senso del... The Jure Claim, Ducal Claim, su Ravenna. A te te la posso anche togliere perché sei una donna, oltretutto. Revoke title. No, non io lo voglio rimuovere, è una donna, lasciamoglielo. Parità dei sessi anche lì. We can call allies, finalmente lui è diventato duca. E forse dovremmo sfruttare il fatto che lui è nostro alleato per
Fortification has been built in Ivrea. Il che è ottimo. Forse anche in Monferrato dovremmo farlo. Vai, Saluzzo. Saluzzo non possiamo farlo perché non abbiamo soldi, mi sa, vabbè. Già il 54% di questa guerra. Due guerre molto rapide. Ci manca Pisa, che è ancora la Sardegna, il che non ci piace. Poi ci manca un po' il sud Italia. Salerno, ad esempio, potrebbe essere un ottimo vassallo. Dear King Pierre, I'm a bit concerned about you currently struggle with their fight. Decided I would send you a small gif. Ah, ci manda i regali. Ci manda un regalino. Hai paura, eh? Ti caghi addosso che ti possa fare qualcosa, fratellone. Hai un po' di cagherella. Hai un po' di cagherella. Ah, tu sei diventato maggiorenne, ci vedi molto bene, ok, sono molto contento. Anche tu allora sarai diventato maggiorenne. No, tu ancora no. Che brutto che sei però. Sei molto brutto. Brutto brutto proprio, però. Sei molto brutto. Sei anche codardo, quindi sarebbe il caso tu non facessi il furbo. Mio figlio, probabilmente questo qua comanderà tutto il sud. Adesso vediamo, mia moglie... Sarebbe il caso che diventasse maggiorenne prima che io abbia 55 anni. Same dynasty. Dai, su via. Quanto dura sto assedio? Quanto dura sto assedio? Cos'è sta roba? Ci starà mica assediando qua. No, non ci sta assediando. Welcome! My lord, there is a noble warrior at the gate. He says he's a veteran of many battles and desires to be a champion for your house. He prays the wisdom and honor to pledge... Defend your household. Il core è nominato Archimbald. Archimboldo. Archimbald. No, there's no room. Ma fallo venire sto Archimboldo, che magari è anche bravo. Archimboldo, che fine ha fatto? Eccolo qua, Archimboldo. Minchia, 20 di marziale. Questo sarà il mio nuovo. Il sindaco di Savona se ne può andare a fare in culo. Arcimboldo, benvenuto. Sindaco di Verona, di Savona. Lo so che Savona è una bella città. Oddio, bella è una parola grossa. È una città portuale. Vediamo un po' come se l'ha presa il sindaco di Savona nei miei confronti. Ma nemmeno più di tanto è contento il sindaco di Savona. Sono tutti molto contenti. Dai, su, sta guerra è finita. Possiamo farla breve. Defenders, ciao. Forza, 7000 uomini che vi assediano, avete ancora voglia di far Baldoria? Su, Siena, diventerai territorio di mio fratellastro. 88 ancora. Wow, vabbè, abbiamo costruito... Please kill me! No, siamo malati, ma mica stiamo comandando le truppe. Bravo, forbidden. No, no, devi essere forbidden. Non puoi comandare le unità tu, sei pazzo. Potresti... Duca di delle Fiandre è stato usurpato, vabbè. Guarda che nessuno provi a usurpare il mio regno, che sennò li ammazzo tutti a testate. Tu sei ancora viva, cioè 78 anni. Tuo marito è già morto e non hai figli, quindi vai a cagare, muori. A chi fai capo tu, Orvieto? Al Papa. Ah, interessante. Non puoi attaccare magari il Papa. Gilbert is released. When I introduce my friend to Prince Vittorio I, and I hopes, and I hope Prince Vittorio I, vabbè, siamo molto amici, me e mio fratello. Vabbè. Your brother, bla bla bla, Prince Vittorio. Siamo contenti, sì, però io sono malato e non vorrei morire. Se no mio figlio diventare troppo presto. Non vorrei morire proprio adesso. Adesso che il mio regno stava crescendo così tanto. E praticamente tutta l'Italia era già stata unita sotto un'unica bandiera, un'unica ege. Ti posso fare un regalo di nuovo adesso? 105 per 26. Ma sì, dai, siamo generosi con te. Così anche tu sei a 100. Tu sei diventato maggiorenne, ancora no. E tu mi vedi molto male oltretutto in questo momento. Meno 10, 10. Caricatevole, bla bla bla. Spostiamo il nostro tizio, il nostro simpatico tizio a Cremona, tale che mantenga le relazioni con lui. La Castiglia, beh, piano piano si stanno riprendendo qua. La Francia divisa mi piace,
Come mi piace che sia abbastanza debole l'imperatore, non lo so quanto sinceramente, mi sarei detto una stronzata. Non so sinceramente quanto possa essere debole l'imperatore. Ha 24.000 uomini, è debole come al cazzo. Però ne ha dai vassalli 25.000, 23.000. E 1.000 dei suoi desmans. Quindi in teoria se noi riusciamo a creare una forte coalizione contro di lui. Offer peace. Oh, perfetto, perfetto. Tu sei mio vassallo adesso, è quello che volevo. Era quello che volevo. Era proprio quello che volevo, perché così posso darti nuovi territori. Ti posso dare nuovi territori. Mio cugino è diventato oltretutto... Albert di Savoia è morto. No, è morto Albert di Savoia. Perfetto, abbiamo migliorato le relazioni con quelli là. Era quello che volevo, un altro Savoia. Mio suddito, ottimo. Ti do un regalino, dai, un bel regalino così te ne stai un po' tranquillo. Che ne diresti della città di Piombino? Che ne diresti tu di... Lord is independent. Ah, devo dichiarare guerra... Ok, siamo guariti, il che mi fa stare molto bene. Devo dichiarare guerra a lui per Piombino. The Jure Claim of Piombino. Pisa Holdings. Benevento Holdings. Quanti uomini hai tu? Hai 2.900 uomini. Ma non me ne frega proprio nulla, sinceramente, al momento. Tu sei mio alleato. Duchessa Maria di Verona. E sei suddita a questo porco qua. Che ha 5.000 uomini. Noi ne abbiamo praticamente il doppio. Più la Baviera, con cui abbiamo ottimi rapporti. Con cui abbiamo ottimi rapporti, al momento sarebbe ottimo attaccare Dandolo. Ah, erede Brezovic. Allora io ti dichiaro guerra a te. Vediamo, declare war. Claim, no. Claim Pilsen, no. Devo dire claim... Non posso dichiargli guerra per il ducato. No, devo dichiargli guerra a pezzi. Che palle. Non mi piace questa cosa, sinceramente. Non mi piace per niente. Non mi piace per niente. Adesso stiamo di nuovo guadagnando parecchi soldini. Pensa che Piombino sarà la nostra prossima mossa. Detto proprio con onestà. Da dare a mio zio. My uncle. Tu hai un po' di claim oltretutto, quindi sarebbe il caso che tu morissi. The most illustrious che the good burgher of Susa are barely able to pay the... Very well. Minimal city taxes, bribe him. Via. Corrotto e non se ne fa nulla. Quando il re c'ha i soldi, caccia i soldi, re. E il re li ha cacciati, non vi preoccupare che il re ha cacciato i soldi. Stiamo ancora costruendo qua la nostra nuova città. Grande! Sei diventato però completo incapace. Vabbè, più uno di diplomazia, sei... Spero di prendersi qualcosa... Sei un po' incapace come re, anzi, sei un incapace completo. Vabbè, è anche una faccia da schiaffi. Ok, abbiamo finito la città in Monferrato. No, non volevo creare, come si fa? Create a new vassal, vai, ciao. Sì, Unlanded Son non mi interessa. Più che altro vorrei farti sposare qualcuna, tu. Arrange a marriage. Vediamo se c'è un genius. Ce n'è una di 0 anni. Questa non è male. Portoghese. Cattolica, vai, sposati Duke Fernando de Fat. Vai, prendiamoci anche l'alleanza con Duke Fernando de Fat. Send. Perfetto. Tale che nostro figlio sia sposato con una... Brava. A Mary there, no, adesso l'abbiamo fatto sposare.
Già che tu sei un imbecille, quantomeno. C'hai il focus di diventare Spy Master. Con quale capacità tu pensi poter essere Spy Master, che c'hai 6? Sei un completo incapace. Sei proprio quello che non deve essere un re. Perché Carlo Emanuele è diventato indipendente, cioè è diventato finalmente... Tu hai la facciata furbetto, ricordi nostro padre, ci ricordi? Infatti vediamo, forse è nostro zio. Non so chi ci ricordi, ma qualcuno ci ricordi. Per quale motivo tu sei così? Wants the control of county of Siena. Vuoi il controllo di Siena addirittura? No, Siena, poverino, ce l'ha tuo zio. Mandiamogli un regalo, tale che almeno se ne stia un po' buono. Però tutti votano per lui tanto, quindi... Your brother, da chi è votato? Dal papa. Ma vai a cagare, papa di merda. Non possiamo cambiare un'altra legge, vabbè. Vabbè, 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 vabbè. Abbiamo un po' di messaggi da togliere. Countess of here. Che cazzo è tu stavo? Countess Sophia of Corsica. Vabbè, è successo qualcosa. Comunque lei è la nuova contessa della... della Corsica. Molto bene. Sei benvenuta a bordo, amica mia. Vorrei dare qualcosa anche a lui. Vorrei dare qualcosa, ad esempio, piombino. Qua però è tutto col papa. Qua mi sa che si va ad iniziare... Eh sì. Orbetello è del papa. Ok, perfetto. Qua sono ottimamente riforniti i miei territori. Papparapam. No, abbiamo già fatto abbastanza. Chi è Bernard? Bernard... Beh, non è male come suddito. C'abbiamo qualcuno di migliore? Cappellano di corte 23. Tu sei anche un bastardo, mi stai sul cazzo. Mettiamo lui. Spy Master Gerardo di Savoia. Non sei manco sposato, però, poverino. Sei proprio solo un mezzo Savoia. Comunque, l'Italia comincia a prendere proprio ben piede. Tu, Verdun, hai ancora qualche altro claimer? C'è sempre Vermandois. C'è sempre Vermandois. Re di Francia, però, c'è un sacco di soldati, quindi no. Tu sei inutile. Tu hai parecchi... Non hai nessun... Tu, Cremona, c'hai... Strong claim su Piombino, perché ti sei fatto il claim su Piombino, tu, oltretutto. Perché tu comandi a Pisa. Io voglio darti Lucca. Ah, Lucca però è già sotto... alla data a questo tizio qua, Lucca. Quindi Lucca è già tua. Vorrei darti Parma io a te. Your vassal. Revoke title. Dan 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 dan. Ma vediamo a chi ci interessa che relazione abbiamo. Tu sei duchessa di Ferrara, ci vedi bene. Con un regalino arrivi a 100. Tu duca di Spoleto sei già a 100. Vabbè, tu non ne parliamo. Tu sei sotto sì di lui. Tu sei sotto di nessuno. Modena è indipendente. Sì, Modena è l'unica indipendente. Il che non mi piace. Allora, revochiamo Parma. Revoke Parma. Anzi, c'hai qualche erede. Se non hai eredi... Air Marshal... Cioè, l'eredita una casa, non la rieredito io. Vabbè, no, io te la revoco così, via. Ciao. Vuoi far guerra? Su. Qual è la tua decisione? Hai deciso? Wow. You fool! Come ti permetti di fare cotal cosa? Devi morire. Tu con estrema cattiveria. Ok. Andiamo a attaccarli se riusciamo. Sì, presi. Ritira su di nuovo l'esercito? No, peccato, non lo ritira nemmeno su. Che gran peccato. Possiamo chiamare alleati. No, non li chiamerei per questa guerra di merda. Li aspetterei. Ti posso fare un regalo? No, non posso farti. 194 abbiamo bisogno, wow. Dai, su, finiamo qua a Parma, che voglio darla a quel tizio lì, in modo tale che faccia tutto da Cremona fino a qua. E almeno è contento. E almeno è contento.
Poi dovremmo avere dei figli da dargli di qua. Questa zona di qua vorrei dargli. Ha un altro figlio qua sotto. Tutti i Savoia, tutti i nostri parenti devono governare l'Italia. Voglio che sia così, anche se poi potremmo avere delle rivolte. Piombino. Come fai a governare su Piombino tu? Ah no, il Livorno. Sì, vabbè, ci sta. Fai quello che vuoi tu con le tue terre. Volterra, Pisa. Livorno è qua, scusate. Perché non la vedo? Livorno, ah, se l'è presa proprio lui Livorno. Parma morirà, Parma morirà. Forza. Erede sono io oltretutto, non ho ancora figli. Io al posto che Piombino ti do Parma, perché Piombino la darò a tuo zio, perché permettimi che... Senti, tu levati dalle palle, in forza. Ciao. E adesso ti revoke title. Send. Adesso questo è mio. Potrei anche tenermelo io, sinceramente. Parma è un'ottima città in teoria. Però no, non ho ambizione a tenermi Parma, sinceramente. Preferirei Brescia. Brescia? Ma sì, diamola così, uniamo i territori di questo suino qua. Diamola a lui, dai. Tieni. Grant land title, Parma. Tieni. Include lower title, tieni. Ti ho fatto contento. Ti ho fatto molto contento. Adesso tu governi anche su Parma. Dovresti volermi molto bene per questa cosa che ho fatto. Dovresti volermi molto bene. Perfetto, e ho anche aumentato adesso. 85, boom, botta. Direi che proprio siamo arrivati a un punto in cui i nostri vassalli ci vogliono molto bene. Il prossimo passo sarà quello di attaccare Boemia per... o forse Piombino prima, non lo so, forse attacchiamo prima Piombino, dai, attacchiamo prima Piombino. Sono molto... sarei molto contento di attaccare prima Piombino. Nizza deve essere nostra. Posso dichiarare guerra anche a te, magari? Dovremmo avere un casus belli, vabbè, non ti preoccupare, ce l'avremo un casus belli per quanto vorrò. Comunque direi che per questo episodio è tutto, la nostra grande nazione sta diventando sempre più grossa. E ci manca ancora tutto il sud Italia comunque, quindi fate un po' voi. Prima o poi nostra moglie arriverà a avere 18 anni da poter essere sposata e poter fare tanti bambini. Sei depressa, bambina mia, non far follie, che adesso diventi regina. Comunque, un saluto a tutti, alla prossima, ciao ciao!